Sì, sarebbe stato ingiusto anche perché oltre al mio gol che è arrivato proprio allo scadere abbiamo avuto anche altre due o tre occasioni importanti prima e quindi diciamo che il pareggio è più che meritato. Un gran secondo tempo da parte vostra, tu sei entrato in campo arrabbiato nel senso buono del termine perché probabilmente pensavi di giocare titolare dall'inizio ma hai avuto il giusto impatto in questa partita e credo che Pillon avrà apprezzato proprio questo in te. No, diciamo io cerco sempre di farmi trovare pronto e concentrarmi su quello che dipende da me. Il mister ha fatto una scelta assolutamente che senza alcun problema mio, ecco, io ho cercato solamente di farmi trovare pronto quando sono stato chiamato in causa. Avresti sicuramente firmato però per un ingresso in campo negli ultimi minuti e un gol all'attivo. Sì, onestamente sì, anche perché soprattutto perché è stato un gol pesante che ci ha consentito di portare a casa un pareggio su un campo difficile. Vogliamo un attimo raccontare anche questo gol, c'è stato questo cross di Balzano, poi cosa è successo? Forse l'uscita di Radovanovic non è stata delle migliori. Sì, il cross di Balzano è arrivato sul secondo palo dove era l'ultima palla, quindi io ho deciso di battezzare il secondo palo. La palla è arrivata lì, è stato un bel cross e il portiere probabilmente l'ha letta un po' male, poi sono stato bravo appunto a metterla dentro. La Mancuso preferisce giocare laterale d'attacco o anche centrale? Perché Pillon in conferenza stampa ha detto all'occorrenza abbiamo anche Mancuso come attaccante e come prima punta. Sì, posso interpretare più ruoli, io mi metto a disposizione del mister e soprattutto dei compagni. Il ruolo in cui vengo chiamato in casa cerco di intraprenderlo al meglio, non ho una particolare preferenza, ripeto, mi metto a disposizione del gruppo, se serve giocare esterno faccio l'esterno, se all'occorrenza posso fare anche la punta faccio anche l'attaccante. Torniamo un attimo a questa partita, Leonardo, primo tempo piuttosto timido da parte vostra, tu hai potuto vederla bene dalla panchina, secondo te perché e cosa è cambiato nella ripresa? No, beh, timido, sapevamo di venire su un campo difficile, poi comunque era la prima partita. La Cremonese nei primi minuti ha creato qualche palla gol, ma neanche pericolosissima. Poi dopo il gol, secondo me, noi abbiamo fatto bene l'ultima parte del primo tempo, siamo stati in crescita e poi il secondo tempo abbiamo provato in tutti i modi ad agguantare il pareggio che poi è arrivato. Se volessimo fare un gioco di cifre e di numeri in percentuale, qual è lo stato di forma attuale del Pescara dopo la prima giornata di campionato? Ma io penso che non si può fare una percentuale, l'unica cosa che si può fare è continuare ad allenarsi per migliorarsi, per essere ogni giorno dopo giorno un gruppo migliore e una squadra migliore e questo è il nostro obiettivo da qua in avanti.